Nella splendida cornice di una sila incontaminata ha aperto i battenti a Longobucco il Museo dell'Artigianato Silano e della Difesa del Suolo. Collocato all'interno dell'ex convento dei Frati Minori, costruito nel 1600, la struttura ha preso vita grazie all'impegno dell'Ente Parco Nazionale della Sila in collaborazione con l'amministrazione comunale di Longobucco. Riusciamo ad aprire un museo che può essere naturalmente un volano per lo sviluppo di questo nostro paese, di questo territorio. Qui verranno le scuole, le scuole d'Italia praticamente a visitare non solo il museo ma naturalmente la realtà che è attorno a questo museo. Un'operazione di riqualificazione e promozione delle bellezze e delle tradizioni della Sila, dove è possibile ammirare i manufatti divisi in settori, dalle terrecotte ai tessuti, dai metalli agli oggetti tradizionali in legno di tutti i giorni. Questi musei, sia il museo che si inaugura oggi, che quello che abbiamo inaugurato l'anno scorso e quello che inaugureremo la settimana prossima, Longobucco Albi e Zagaris, sono le vetrine del parco. E si trovano all'ingresso di tre zone del parco e servono a presentare al visitatore di quest'area protetta il territorio per le sue tradizioni, il suo artigianato, la sua storia e la cultura di ogni collettività. L'obiettivo è quello di rafforzare l'offerta turistica affiancando ad un processo di promozione quello di sviluppo di una rete museale dell'artigianato. Noi stiamo cercando di realizzare una rete di musei, tre musei nei borghi che ricadono all'interno del parco, ad Albi, Zagaris e Longobucco, più i musei dei centri visita, a cui si aggiungerà a breve anche la segheria del Cupone, che è quasi completata e diventerà un ecomuseo. E effettivamente è molto importante operare in rete, perché si riesce in questo modo a creare un itinerario che valorizza poi le tipicità, in questo caso l'artigianato tipico, che sicuramente è un nostro punto di forza e che può diventare un'attrattiva importante dal punto di vista turistico. Una vera e propria vetrina dunque per l'altopiano silano, uno dei tanti tesori da sfruttare e valorizzare per lo sviluppo della provincia di Cosenza e della Calabria. Attraverso queste iniziative si costruiscono le condizioni per il decollo del territorio, perché il parco è uno strumento per affermare lo sviluppo sostenibile e iniziative come queste contribuiscono appunto a realizzare questo obiettivo. Devo dire che è una bella opera questa del Museo dell'Artigianato Silano e della Difesa del Suolo a Longobucco. Longobucco meritava quest'opera. Questo manufatto, un vecchio convento del 1500 che viene recuperato e diventa luogo appunto per mettere in vetrina quelle che sono le tradizioni dell'artigianato, ma soprattutto quella che è una pagina importante della storia del nostro territorio.